Ciao, questo è il primo di una serie di video in cui vi spiegherò come utilizzare un sito, un servizio internet che ci permette di creare videogiochi. Questo sito si chiama Sploder, quindi possiamo accedere attraverso sploder.com e una volta entrati all'interno del sito possiamo giocare con i giochi che gli altri utenti hanno salvato, cliccando su Play Games. Vedete che compare una serie di giochi che gli altri utenti hanno salvato e condiviso con la community, ma soprattutto quello che interessa a noi in modo particolare è che attraverso Sploder possiamo creare dei giochi. Quindi accediamo e clicchiamo su Make a Game, crea un gioco. E vediamo che abbiamo a disposizione non solo la possibilità di creare giochi, ma di creare 5 tipologie di giochi diversi. Come vedete, ci sono 5 immagini che rappresentano ognuna una tipologia di gioco diverso. Le stesse tipologie le troviamo anche sulla barra superiore e insieme alle tipologie di gioco nella barra troviamo anche l'editor grafico che ci permette di creare gli oggetti e i personaggi che andremo poi ad inserire, oltre a quelli che sono disponibili di default, che sono tantissimi, nei nostri giochi. Vi ho fatto vedere subito la possibilità di creare un gioco prima ancora della registrazione, perché è possibile utilizzare la funzione di editor, quindi di creazione, anche senza essere registrati, senza essere loggati. Ovviamente è importantissima la registrazione perché è quella che ci permette di salvare. Senza essere registrati, quindi in forma anonima, non possiamo salvare assolutamente niente, quindi nemmeno condividere i nostri giochi. Andiamo quindi, procediamo con la registrazione e clicchiamo su Sign Up. Inseriamo la nostra username, il nostro username, la password, confermiamo la password, inseriamo un indirizzo email e confermiamolo. L'indirizzo email non ci serve per ricevere un'email di conferma, ma eventualmente per cambiare o riprendere la password in un secondo momento, come vi dicevo. Una cosa importantissima è che per ogni indirizzo email è possibile aprire solo un account. Quindi, se volete registrare i vostri studenti e volete creare un account singolo o di coppia, ad esempio per lavorare su Sploder, è necessario avere una serie di indirizzi email disponibili perché, come vi dicevo, per ogni indirizzo email è possibile creare e aprire solo un account. Clicchiamo, quindi spuntiamo o meno la possibilità di avere dei commenti sul nostro profilo e poi clicchiamo su Registra. Una volta che ci siamo registrati, come vi dicevo, non è necessario andare a vedere la nostra mail perché non riceveremo nessuna email, a parte quella del benvenuto, ma vi faccio vedere anche la procedura di login semplice, quindi una volta registrati possiamo uscire, possiamo rientrare attraverso la procedura di login. Clicchiamo quindi su login e scriviamo username e password. Ancora una volta, poi clicchiamo sul pulsante login. Dopo essere entrati, avremo a disposizione una dashboard, quindi possiamo entrare all'interno anche del nostro account. Non mi soffermo sull'account perché ci sono le solite impostazioni e non influisce sulla creazione dei vari giochi. E nella dashboard, come vi dicevo, abbiamo anche qui la possibilità di accedere direttamente all'editor dei giochi attraverso Make Your Own Game. Per accedere invece all'editor grafico, clicchiamo su Draw Some Graphics. Ok, quindi come abbiamo visto, la prima opzione ci porta esattamente nella stessa pagina in cui ci porta Make a Game. Dopo esserci loggati, possiamo accedere anche a My Games, che è il terzo pulsante, che ci permette di vedere la lista dei nostri giochi, quindi l'elenco dei giochi che abbiamo fatto. Da qui possiamo poi anche cancellare il gioco,
attraverso il pulsante cancella, oppure possiamo modificare i giochi. La modifica dei giochi è un po' complicata perché non è così immediata e ve la mostrerò nel secondo video, in cui vi farò vedere la creazione dei giochi partendo da una tipologia precisa. Se vogliamo uscire dal nostro account, clicchiamo su Sign Out.